Domus aurea, l'incontro tra Domus e Vertici ASP non ha prodotto i risultati sperati, assenti i commissari. L'incontro fissato la settimana scorsa tra una rappresentanza dei dipendenti della Domus aurea di Chiaravalle Centrale ed i vertici dell'ASP di Catanzaro si è svolto ieri mattina, ma la triade commissariale era assente. Dopo l'ultima protesta dei lavoratori della Domus Aurea che la scorsa settimana avevano occupato per diverse ore la sede ASP presso l'ospedale di Lamezia Terme, in cui ha sede l'ufficio del commissario Luisa Latella, erano stati ricevuti dal commissario Salvatore Gulli, che aveva concesso un appuntamento tra le parti coinvolte per ieri mattina nella sede ASP di Catanzaro. All'incontro sono andati un gruppo di lavoratori, il titolare della struttura, l'avvocato Domenico De Santis, e il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, i quali probabilmente si aspettavano di poter dialogare con la triade commissariale, visto che ripetutamente avevano chiesto un confronto con loro, invece erano assenti. A riceverli ci sono stati il dottor Francesco Marchitelli, direttore amministrativo ASP di Catanzaro, e la commissione legale dell'ASP rappresentata dagli avvocati Muraca e Paone. Il dottor Marchitelli ha preso l'impegno di verificare quale sia la situazione dei pagamenti che l'ASP dovrebbe versare alla Domus Aurea per i primi 3 mesi del 2020, ossia prima che intervenisse il provvedimento che sospese il contratto in essere a seguito del focolaio che scoppiò nella struttura a fine marzo. Certo è che Marchitelli non ha la possibilità di determinare, che rientra invece nelle facoltà della triade commissariale. Inoltre si è parlato degli adeguamenti richiesti dalla commissione di verifica per far sì che si proceda a un nuovo contratto. Il titolare della struttura avrebbe voluto delle garanzie, un precontratto, prima di fare delle spese nell'incertezza della sottoscrizione del nuovo contratto, ma non è prevista questa possibilità. Il sindaco Donato ha ravvisato disponibilità da parte del dottor Marchitelli per avviarsi verso un percorso risolutivo. Inoltre, il fatto che a settembre sia previsto il cambio dei commissari, poiché scadrà il loro mandato, potrebbe portare risvolti positivi. Comprensibilmente amareggiato invece il titolare della struttura De Santis, che ha dichiarato: "Siamo parcheggiati su un binario morto" ed ha fatto capire che l'incontro non abbia portato passi in avanti concreti. L'incontro fissato per ieri ha placato la protesta sul momento, ma non aver avuto la possibilità di un confronto con i commissari lascia presagire che si proseguirà con ricorsi da parte del titolare della struttura contro le delibere della triade commissariale e proteste da parte dei lavoratori che non sono intenzionati a fermarsi, affiancati dai rappresentanti sindacali della USB. Dunque, queste settimane purtroppo sono state a dir poco interlocutorie, poco è accaduto. Sì, silenzio c'era prima e silenzio è continuato ad esserci. Dalla prima manifestazione in Piazza Prefettura a giugno nulla è cambiato, la situazione è in uno stallo più totale, e tant'è che dopo varie richieste tramite l'Unione dei Sindacati per avere un confronto con, diciamo, la direzione, non ci hanno mai voluto ricevere, non hanno mai risposto, di conseguenza abbiamo fatto, diciamo, un sit-in di protesta nell'ASP, negli uffici di Lamezia, e da lì poi è nato questo incontro di oggi che è attualmente in Si corso. spera non sia interlocutorio. Si spera non sia solo interlocutorio per ottenere finalmente quello che ci spetta, la contrattualizzazione per l'anno in corso. No, rassegnazione no, perché se siete qui vuol dire che insomma continuate a No, lottare, rassegnazione, c'è però un c'è po' un po' di di sconforto. sì, di sconforto tantissimo, perché se ci rendiamo conto che nonostante le vittorie, diciamo, nei vari tribunali con le varie sentenze, siamo ancora qua perché non vogliono attenersi, e quindi ci chiediamo il perché e vogliamo avere, diciamo, delle motivazioni che siano concrete, che al momento pare non esserci. Rappresentate quanti lavoratori? Siamo una quarantina in totale, diciamo, fra passato e attuale siamo una quarantina, sì. Fra operatori, sanitari, infermieri e tutto quanto, no? E il silenzio più totale, che non vogliono, diciamo, né prendere una decisione in un senso né nell'altro, non ci vogliono dire il perché ci tengono sospesi e il perché non ci vogliono far lavorare, ecco, fondamentalmente. Quindi contro il silenzio è un po' contro questa inerzia continua che si protrae da 2 anni quasi, ormai 1 anno e mezzo. Sta continuando a lottare, diciamo, con grande Sì, spirito. per forza di cose, è l'unica cosa che ci è rimasta, noi siamo con lui, continueremo a lottare fin quando non ne verremo fuori, e ne verremo fuori prima o poi, si spera perlomeno. La riunione di oggi fa seguito all'incontro avuto la scorsa settimana con uno dei componenti della triade, il dottore Gulli. Quello è stato un momento particolare, un momento di non risposta alle istanze, alle richieste dei dipendenti e dei vertici aziendali.
Oggi siamo stati qui, il dottore Marchitelli, insieme all'ufficio legale, per cercare di capire quali sono questi veti, questi ostacoli che stanno impedendo a questa struttura di poter riprendere quel percorso di eccellenza che in tanti anni aveva solo dato servizi alla comunità tutta. Il dottore Marchitelli si è preso la responsabilità, diciamo, di alcune situazioni per poterle risolvere, in modo particolare che il contratto del 2020, fino a quando la struttura ha operato, deve essere riconosciuto e devono essere pagati quelli che già come atti dei termini, quindi proposti dei termini, erano stati fatti e che è giusto che l'azienda gli vengano riconosciuti. Si è parlato anche delle prescrizioni che la commissione aziendale ha fatto andando nella struttura, verificando alcune situazioni che sono tutte sanabili. Quindi, se queste situazioni sono sanabili, è chiaro che non bisogna aspettare questa sentenza del TAR di dicembre, ma che si possa arrivare nell'immediatezza all'avvio dell'attività della società. Quindi, io ritengo che il dottore Marchitelli possa già in settimana risolvere la vicenda della fatturazione non liquidate nel periodo del 2020 e che nello stesso tempo, risolvendo anche queste prescrizioni, si possa finalmente ripartire e ridare quello che è un servizio essenziale. Chiaravalle, vedete, è una bomba sociale quello che sta succedendo. Non è permesso per decine e decine di famiglie, per decine e decine di professionalità uniche che sono oggi in mezzo ad una strada a vivere e vivere con una cassa integrazione che non gli permette il vivere quotidiano. Quindi l'azienda si deve fare carico di questa situazione, se ne deve fare carico perché non c'è nessun elemento oggi che possa impedire la ripartenza della struttura.